Qui all'Unione delle Camere Penali e sostanzialmente quello che si chiede sono intanto delle riforme a costo zero, sostanzialmente parlare finalmente di depenalizzazione dei reati minori e poi soprattutto di guardare a quelle che sono le cosiddette pene alternative e anche alla possibilità di far scontare in maniera alternativa o ai domiciliari oppure con affidamenti ai servizi sociali o con affidamenti appunto a compiti socialmente utili quelle che sono le pene residuali. E quelle che sono le pene minori. Sostanzialmente si vuole un po' dividere il destino di quelli che sono destinati a stare parecchi anni in carcere da quelli che invece fanno quel avanti e indietro di cui sappiamo un po' quelle porte girevoli, per cui magari ci sono persone che nell'arco dell'anno entrano ed escono dal carcere diverse volte e proprio questo si vorrebbe evitare. Noi ne parliamo con Stefano Anastasia, che è il presidente di Antigone, che da tanto tempo si occupa delle condizioni carcerarie. Ecco, sovraffollamento, che fare? Voi avete proposto alcune cose, c'è un lungo documento. In sintesi, quali sono le cose più urgenti? È possibile intervenire da subito su alcune cose che riguardano innanzitutto alcune normative, diciamo, che riguardano la custodia cautelare in carcere, a cui si fa troppo spesso riferimento. Noi siamo il paese europeo che ha il più alto tasso di detenuti in attesa di giudizio. Si può intervenire su misure per appunto sostenere le misure alternative alla detenzione, quindi per limitare tutti quegli impedimenti che sono stati introdotti nella nostra legislazione negli ultimi anni e che fanno sì che purtroppo in misure alternative alla detenzione noi abbiamo molte meno persone di quante ne abbiano altri paesi europei, la generalità dei paesi europei. E poi bisogna intervenire su alcune leggi specifiche, che sono in modo particolare la legge sulla droga, la legge cosiddetta sulla recidiva, che sono tutte leggi che producono la gran parte della carcerazione esistente. Non si tratterebbe in questi casi di grandi interventi legislativi, si tratterebbe veramente di intervenire su alcuni pochi articoli, ma che appunto potrebbero ridurre sensibilmente gli ingressi in carcere. Le presenze in carcere. Ecco, il sovraffollamento è per esempio i tagli lineari di cui si parla in questi giorni alle risorse destinate al trattamento, rischia di creare una miscela esplosiva. È proprio di ieri la denuncia del direttore del carcere di Bologna: da ottobre non ha neppure i soldi per dar da mangiare ai carcerati. Sì, qui si sommano due cose. Il taglio lineare riduce le risorse, il sovraffollamento aumenta le persone a cui prestare servizi, dar da mangiare, diciamo, tutto quello che l'istituzione penitenziaria deve effettivamente dare ai detenuti, e questo si riduce, si trasforma ovviamente in una povertà paurosa, in condizioni di indigenza a cui i detenuti sono costretti. Noi qui abbiamo visto magistrati che quotidianamente comminano pene detentive accanto ad avvocati che difendono i loro assistiti, avvocati penalisti, per evitare queste pene detentive. Tutti entrambi sono d'accordo su queste ricette. Ma sì, oggi abbiamo registrato un consenso unanime di operatori del diritto, magistrati, avvocati, operatori volontari, rappresentanti dei sindacati e degli enti locali. Chi conosce il mondo del carcere sa, diciamo, su cosa bisogna intervenire e con quanta urgenza bisogna intervenire. Speriamo che da questa occasione di confronto e dalle proposte che abbiamo avanzato possa venire una risposta da parte delle istituzioni e del Parlamento, che ovviamente hanno la principale responsabilità per far sì che queste cose vengano effettivamente affrontate. Ecco, l'estate è sempre un momento critico per quello che accade nelle carceri, in particolare in alcune carceri già manca l'acqua, per esempio, o non è sufficiente per tutti. Ecco, cosa può accadere da qui a Ferragosto, diciamo? Ma ora, noi sappiamo che i detenuti italiani da molti anni ci hanno abituato a un senso di responsabilità, per cui non vi sono state da anni proteste o forme di rivolta violente, diciamo, all'interno delle carceri. Le condizioni in cui però sono costretti sono veramente intollerabili, e questa cosa può causare ulteriori occasioni di autolesionismo, di suicidi, insomma, tutto quello che purtroppo, di cui purtroppo abbiamo spesso notizie. Bene.